Secondo Gianna Rasa Amore, la confessione di suo padre Tullio fu una specie di suicidio. Il suicidio giovanile di un ragazzo non abbastanza amato dai genitori. Un bel gesto per scagionare la sorella e conquistarsi l'affetto e la riconoscenza della famiglia. Molte persone ai tempi della sua condanna pensarono che contro un muro avesse pesato il fatto che fosse socialista. E nel libro sua figlia sposa questa tesi politica. Scrive che i clericali si erano sempre affannati a dimostrare quali orribili effetti avesse sul comportamento di un uomo il rifiuto della Chiesa Cattolica. Mio nonno Oliviero, nel suo accanito laicismo, vuole rendere omaggio a Tullio Muri, che credeva innocente, dando alla figlia lo stesso nome di quella di Muri, amatissima, nata dopo che suo padre aveva scontato 16 dei 30 anni di carcere ai quali era stato condannato. Lo zio Bruno, allievo devoto di Augusto Muri, gliene fu grato. La mamma, anche se si chiamava Gianna Rosa, si firmava sempre Gianna Rosa, che le sembrava più bello e forse le faceva meno impressione di quello della figlia del presunto assassino. Da sposata, la mamma vide raramente sua sorella Laura, la figlia del primo matrimonio di sua madre, con la quale pure aveva vissuto fin dalla nascita. Anch'io ho incontrato la zia Laura poche volte. Di lei ricordo che diceva di mia nonna Adele che era così bella che quando veniva in corriera da Castel San Pietro a Bologna e la corriera fermava davanti al bar di Porta Mazzini, gli uomini uscivano per guardarla. La bellezza di mia madre e dei miei nonni bianchi era un tormentone di famiglia. Più che bellissima, la mamma era una bellezza allora molto di moda, come certe attrici contemporanee, che non sono poi così belle, ma hanno dei tratti che incarnano l'ideale del momento. Di sicuro piaceva molto agli uomini. A me non è mai successo, come a lei, di venire importunata per strada o al cinema dagli uomini. Dagli uomini, con l'accento sulla prima I. Diceva che da giovane si andava al cinema da sola, come faceva ogni tanto, portava con sé uno spillone con il quale punzecchiare eventuali uomini che fossero andati a sederle vicino per allungare la mano, come pare accadesse spesso. Anch'io ricordo trafelati cambi di posto al cinema per non farla rimanere seduta vicino ad un nomino. Gli uomini, espressione usata per evocare omuncoli ambigui dall'aria viziosa, hanno continuato a importunarla fino a pochi anni prima che morisse. Gli uomini si distinguevano dagli omaraci, uomini rozzi che bivaccavano fumando e bevendo in certi bar. Nei bar frequentati dagli omaraci non si poteva entrare. Per carità, non vedi che è pieno di omaraci? Da anziana la mamma andava al cinema sola, soprattutto al Lido degli Estensi. Un'estate vide 3 volte il Gladiatore perché era appassionata di storia antica. Un'altra 4 volte il film di Pupi Avati, Il cuore altrove, perché si vedevano i tetti rossi di Bologna. Noi le chiedevamo se aveva trovato i soliti uomini e lei rispondeva di sì con aria annoiata e distaccata. Che domande, ovvio che c'erano.
E noi invidiose le dicevamo che noi mai, neanche mezz'omino. Dare Bignardi, non vi lascerò orfani.